Bufalafest continua, ci troviamo in compagnia di Vincenzo La Croce di VLC Experience. Buonasera e benvenuto dinanzi alle telecamere di orecanews.it. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera a chi ci ascolta e a chi ci guarda. Che cos'è VLC Experience? VLC Experience è la prima marketing community italiana, è un metodo di marketing basato sulla multidisciplinarietà, un gruppo di persone che accompagna aziende o eventi in modo multidisciplinare al raggiungimento dei propri obiettivi, creando contenuti, idee innovative e creative. Tu nello specifico sei qui al Bufala Fest per che cosa? Bufala Fest quest'anno ha fatto un salto di qualità grazie agli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino. Lo ha fatto attraverso una serie di attività, tra cui dei workshop innovativi. Noi ci siamo occupati in particolare di organizzare questi workshop, workshop che vanno a sostenere e valorizzare la filiera bufalina, perché ricordiamo che il Bufala Fest è non solo mozzarella. Non solo mozzarella, l'abbiamo visto anche nelle riprese che mentre tu parlavi andavano in onda, perché siete riusciti a raccogliere anche produttori di gelato, di dolci, non solo pizza, prodotto principe su cui viene utilizzata la mozzarella di bufala. Ma la particolarità di questo evento è quello di parlare alla ristorazione a 360 gradi con un filo conduttore, i prodotti della filiera bufalina. Noi conosciamo la mozzarella perché è il prodotto più famoso al mondo che trascina questa economia, ma c'è la carne di bufala, ci sono i salumi, ci sono le ricotte, c'è la burrata, ci sono le scamorze, ci sono le provole. Voglio dire, questo animale ci dà tante tante cose buone, noi le vogliamo valorizzare tutte, quindi riconosciamo nella mozzarella il prodotto principe, ma anche il resto va valorizzato. E proprio in questi giorni, durante questa maratona durata 9 giorni, tu ti sei occupato dell'organizzazione di 3 workshop dedicati prevalentemente alla bufala. Assolutamente sì. Il primo workshop è stato sul turismo, perché noi riteniamo che una filiera agroalimentare importante come quella della filiera bufalina, che rappresenta il 20% del PIL della Campania, debba crescere anche nei confronti di quello che è il turismo e l'indotto turistico di questa regione. Anzi, deve essere volano per l'indotto turistico di questa regione. E quindi ne abbiamo parlato con attori importanti di questa area, di questo settore. Poi abbiamo fatto un convegno sulla carne di bufalo, prodotto non valorizzato secondo noi come dovrebbe, anche questo per dire: guardate, la carne di bufala è buona, la carne di bufala ha delle proprietà nutritive particolari, la carne di bufala per esempio fa molto bene agli sportivi, per dirne una. E abbiamo concluso oggi con la presentazione di un progetto del consorzio della ricotta campana di OP. Anche questo è importantissimo, perché chi fa mercati internazionali sa che oggi oltre alla mozzarella esiste la burrata e la ricotta, e quindi la ricotta in competizione con le altre ricotte di mucca e tante, e alla fine noi diciamo la ricotta di bufala deve essere usata di più nei dolci napoletani, nella sfogliatella napoletana, quindi deve essere ancora più valorizzata. Pensiamo al mondo della pasta, no? I ripieni. Con la ricotta omogenizzata oggi si è raggiunta una shelf life di 15, qualche volta di 21 giorni, quindi permette anche di venderla sui mercati internazionali. Ecco, oggi ne abbiamo parlato e VLC Experience in qualche modo ha cercato di dare un contributo a questa valorizzazione. Diciamo anche che pochi sanno che la ricotta di bufala è DOP. La ricotta di bufala dal 2017 è DOP, quindi un riconoscimento importante. Si è lavorato a un disciplinare, si sta lavorando in termini di marketing e comunicazione alla valorizzazione della stessa, sia sul territorio nazionale che internazionale. Tutto questo, cari amici, con alle nostre spalle il Golfo di Napoli, una veduta davvero straordinaria che ormai, anche se all'imbrunire, racchiude tutta la bellezza di questo Golfo. Vincenzo, grazie, saluta gli amici di orecanews.it. Orecanews.it, grazie a voi, grazie per questa intervista e veniteci a trovare in questo fine settimana al Bufala Fest, e quelle cose che vi ho raccontate le vivrete giorno dopo giorno.